Ben ritrovati a Ecofuturo. Siamo giunti al giro di boa del nostro viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane in fatto di ecologia, innovazione, scelte consapevoli e progetti virtuosi. Oggi la nostra amica Licia Colò ci parla di mobilità sostenibile, un tema che sta diventando sempre più decisivo rispetto alle grandi sfide ambientali e per il quale sono fondamentali le nostre scelte quotidiane, tanto quanto le innovazioni tecnologiche. Quante volte abbiamo sentito parlare di mobilità sostenibile? Ci è stato detto che dobbiamo credere, investire nell'elettrico, ci è stato insegnato che dovremmo utilizzare i mezzi pubblici o comunque imparare ad andare a piedi o in bicicletta. Però le difficoltà sono sempre state tante, perché investire nell'elettrico sappiamo tutti che può essere giusto, però parliamoci chiaro, c'è la difficoltà per ricaricare le autovetture e non tutti se lo possono permettere, avendo magari un giardino all'interno della propria casa. E poi l'autonomia. Quanto mi piacerebbe che ci fossero delle macchine che non costassero cifre altissime e che potessero percorrere centinaia e centinaia di chilometri. Però, insomma, sicuramente i passi avanti si stanno facendo. E poi, ultimamente, a causa del Covid-19, forse siamo più convinti che questo passo è indispensabile. Adesso, ad esempio, si sta investendo tantissimo nei monopattini, nell'affitto dei monopattini che si possono utilizzare all'interno delle nostre città. Io, ad esempio, lo uso spesso quando vado a Verona, oppure la bicicletta elettrica con la pedalata assistita. Se uno non deve percorrere tantissimi chilometri, può farlo all'interno della propria città. Ci sono tanti esempi che possiamo vedere in Nord Europa, nonostante le temperature siano molto più fredde, da tempo hanno investito nella mobilità alternativa, nella mobilità sostenibile con i monopattini e le biciclette. Ma la stessa cosa avviene in tante città del Nord Italia. Io ci credo, io ho già iniziato da tempo. Crediamoci tutti, ci sono delle facilitazioni per comprare biciclette e monopattini, iniziamo da lì. E ora, per rimanere in tema di mobilità sostenibile, un servizio su una delle eccellenze assolute in materia, a livello nazionale e non solo, è Ecomotive Solutions, insieme all'amico Roberto Roasio. La proposta di Ecomotive Solution e dell'azienda sorella Autogas Italia per quanto riguarda i veicoli ibridi è assolutamente innovativa e di nuova generazione. Da poco, grazie alla collaborazione con SNAM4Mobility, abbiamo sviluppato la prima macchina ibrida, una Toyota CHR 1008 di cilindrata, che è stata convertita 100% metano. Chiaramente metano, questa macchina potrà andare anche a biometano, e chiaramente una macchina di questo tipo si propone sia dal punto di vista delle prestazioni sia dal punto di vista della praticità come un ponte gettato fra quello che è l'attuale motore endotermico benzina e quello che sarà il futuro probabilmente di una macchina elettrica. Ma in ogni caso il motore ibrido, dove il motore endotermico viene supportato da un motore elettrico, con il metano diventa estremamente competitivo dal punto di vista ambientale. Una delle strategie di Ecomotive Solution è stata quella di puntare sul retrofit come media che ci serve per arrivare ad una decarbonizzazione immediata dell'ambiente. Perché parliamo di immediato? Perché il parco circolante di mezzi usati è enorme in Italia, siamo oltre 39 milioni di veicoli, e quindi pensare di riconvertire questi veicoli con un sistema che permette, grazie ai combustibili alternativi come il metano, il biometano, eccetera, di ridurre l'impatto ambientale, è un modo per immediatamente intervenire senza aspettare che il parco venga rinnovato con mezzi più ecologici, perché questo purtroppo, date anche le situazioni economiche, avverrà, ma avverrà con una lentezza che non giustifica il fatto di lasciare abbandonati i veicoli che oggi già lavorano col diesel o con la benzina senza provare a fare qualcosa per migliorare il loro impatto ambientale.
Per quanto riguarda la trasformazione di motori industriali, motori pesanti, motori navali, chiaramente abbiamo un piano di sviluppo molto intenso. È chiaro che in questo momento stiamo partendo con esperienze prima su natanti minori. Questo perché lavorare su natanti fino a 24 metri è sicuramente un discorso alla portata dal punto di vista della legislazione e delle pratiche per l'omologazione di uno di queste imbarcazioni. Quindi oggi abbiamo già progetti aperti per poter portare barche, le cosiddette barche minori, quindi al di sotto di una certa lunghezza, a diventare barche che utilizzano il gas o come unico combustibile o in dual fuel come alternativa al tradizionale diesel. Chiaramente questo ci porterà ad uno sviluppo di questo mercato e che non è soltanto nell'ambito navale, ma in tutti quegli ambiti dove il motore industriale diesel di grande taglia ha sempre avuto una sua applicazione. Oggi, per intenderci, stiamo lavorando su trattori agricoli, stiamo lavorando su macchine per il movimento terra, stiamo lavorando su tutta una serie di soluzioni che porteranno l'utilizzo del metano, del biometano e di altri combustibili alternativi ad essere veramente una vera possibilità per la decarbonizzazione anche in un settore che fino ad oggi è stato sempre al centro dell'attenzione come grande produttore di CO2 e di inquinanti. E ora il professor Valerio Rossi Albertini, fisico e primo ricercatore al CNR, che attraverso uno dei suoi interessanti esperimenti ci parla oggi di isolamento termico degli edifici. Qui di fronte a me ho un modellino di una casa. È semplicemente un giocattolo, ma ha le caratteristiche idonee per riuscire a spiegare perché è necessario l'isolamento termico. Che cos'è l'isolamento termico? Beh, all'interno dei nostri appartamenti, delle nostre case, desideriamo che la temperatura rimanga costante ad un valore che abbiamo fissato, che non faccia troppo freddo d'inverno e troppo caldo d'estate. Per far questo bisogna troppo spesso utilizzare molta potenza o delle stufe o dei termosifoni in caso di potenza termica per riscaldare, ovvero dei condizionatori per raffrescare d'estate. Perché questo? Perché il fresco o il caldo, a seconda che siamo d'estate o d'inverno, tendono a fuoriuscire, tendono a disperdersi nell'ambiente circostante. Un provvedimento può consentire di evitare questa dispersione anche se la nostra casa è molto vecchia. Vediamo come. Questa è l'immagine termica della casa dopo che un phon è stato acceso al suo interno. Guardate le finestre e le porte, sono di colore arancione vivo. Adesso prendo questo cappotto termico qui e lo inserisco all'interno del modellino. Andiamo a rivedere ora l'immagine termica. Come si può vedere, le finestre ora sono più scure, sono di colore azzurro, il che testimonia che il calore non può più sfuggire dall'interno. Il cappotto termico ha fatto il suo lavoro. Restando ancora su questo tema, parliamo ora del cappotto invisibile, che non ha niente a che vedere col mantello dell'invisibilità, se non per la sua capacità di rendere quasi trasparenti le nostre bollette del riscaldamento e raffrescamento di casa. Lo facciamo insieme a Luciano Sonda di Isolare. L'efficientamento energetico che da più di 30 anni Isolare opera è inteso come coibentazione delle pareti con intercapedine vuota, con l'insufflaggio appunto di materiali sciolti che vanno a riempire queste intercapedine, o deposito sopra il solaio dell'ultimo piano, spesso magari sono soffitte chiuse, soffitte morte, no? Non accessibili, quindi uno strato consistente di isolante sopra il solaio per fermare il passaggio di calore, quindi sia il calore che d'inverno tende a uscire dall'abitazione che d'estate il calore che tenta di entrare in casa nostra portando la temperatura sempre troppo alta. Il materiale principale che viene utilizzato per la coibentazione delle nostre abitazioni e nel mondo da tantissimi anni è appunto un materiale ricavato non tagliando, come dire, le piante per ricavare il legno, la cellulosa, ma trasformando la carta del quotidiano, quindi un'economia circolare al 100% che di fatti rende la fibra di cellulosa il materiale isolante meno energivoro fra tutti, proprio perché ricavato dalla trasformazione dei quotidiani con l'aggiunta di come dire un borotalco finissimo che rende questi fiocchi di cellulosa un prodotto che non brucia, che non marcisce, che resiste agli insetti, alle muffe, ai roditori.
quindi un materiale molto molto resistente che è testimoniato dura oltre 100 anni. Esiste un problema da sempre, se vogliamo, ma poi soprattutto in Italia, di questo efficientamento energetico, nel senso bisogna fare presto per ottenere questa riduzione dell'inquinamento e bisogna spendere poco. Allora, già di per sé l'utilizzo di materiali isolanti sciolti, in primis la fibra di cellulosa, porta a eseguire lavori molto veloci e quindi molto economici. Poi adesso abbiamo questa grossa novità del 110% che comunque azzera anche questo costo già di per sé basso. Ci sono naturalmente dei parametri da rispettare, quindi ci vorrà senz'altro l'elaborazione di un termotecnico che dica dove è possibile ottenere per avere i massimi vantaggi con l'ecobonus, però in linea di principio è ritenuto comunque uno degli elementi portanti di questa, per questa agevolazione del 110%, assieme ad esempio alle caldaie, soprattutto in pompa di calore con fotovoltaico, cioè la coibentazione dell'involucro, quindi delle pareti, come è definito, delle pareti verticali, orizzontali, opache, è una delle operazioni più importanti e soprattutto anche l'unica che in realtà porta comfort, perché un involucro ben isolato è più fresco d'estate e più caldo d'inverno. L'ecofuturo è possibile. L'ecofuturo è conveniente. L'ecofuturo è rinnovabile. Divertente. Interessante. Aggiornato. Perché la Terra è tonda. E ha bisogno dell'economia circolare. L'amico Jacopo Fo, cofondatore di Ecofuturo, promuove da anni nei suoi corsi di formazione un cambio di mentalità e una visione diversa delle relazioni nella direzione di una maggiore responsabilità sociale, anche di impresa. Ce ne parla in questa pillola. Possiamo collaborare di più. Le relazioni umane possono arricchire la tua economia. Non sto facendo un discorso di questi così un po' filosofici, no, io dico una cosa molto semplice: se i consumatori si mettono insieme e comprano in maniera collettiva, ognuno compra il suo, ma si fanno accordi, contratti collettivi per il cibo, per l'energia, per la telefonia, per l'acquisto di automobili, di qualunque cosa. Noi sappiamo che le famiglie che aderiscono oggi ai gruppi d'acquisto di cibo e prodotti, diciamo, di prima necessità, risparmiano l'equivalente di uno stipendio di una famiglia di lavoratori all'anno. Uno stipendio in più ci guadagni, ma se consociassimo tutto, ma guadagneremmo due stipendi e potremmo anche influenzare il mercato. Pensa te, 100.000 consumatori che vanno tutti assieme a comprare un'automobile, ma posso anche dire: guarda, io voglio che ci sia la fotografia dell'operaio che monta la mia automobile massaggiato, perché si è scoperto che così le auto funzionano meglio. Questo potrebbe anche indurre le aziende a cambiare atteggiamento, a cambiare modo di pensare. Perché? Perché le aziende corrono per riuscire a vendere i prodotti. Se i consumatori si uniscono e dicono loro come lo vogliono quel prodotto e garantiscono l'acquisto, chiaramente per l'azienda è un affare. Risparmia denaro e può fare un prezzo più basso e riduce anche il rischio, no? Perché se un'azienda sbaglia il colore dei blue jeans di quell'anno, non li compra nessuno. È una grande possibilità. La cooperazione è stata inventata in Italia, ma poi è stata un po' abbandonata. Possiamo ricominciare. Non potremo costruire sostenibilità ambientale se non la porteremo avanti insieme a tutte le altre dimensioni della sostenibilità, con un approccio sistemico che spesso è mancato in passato, anche nel mondo dell'impresa. Ma ora, per fortuna, si sta diffondendo molto rapidamente. Ce ne parlano in questo servizio Sara Cirone e Andrea Ragazzini, due dei massimi esperti italiani su questo tema. Quando si parla di sostenibilità d'impresa, normalmente si mette al centro la dimensione economica. Sicuramente è una cosa molto importante e imprescindibile, ma se allarghiamo lo sguardo ci rendiamo conto che esistono altri aspetti decisivi che occorre analizzare: l'ambiente, le relazioni, l'organizzazione, il benessere e il capitale materiale.
Da diversi anni molte aziende hanno capito questo e proprio per tale motivo hanno deciso di realizzare dei report non finanziari che hanno l'obiettivo finalmente di dare uguale importanza alle tre dimensioni tipiche della sostenibilità, quindi quella economica, quella sociale e quella ambientale. Ma gli strumenti più tradizionali di questo genere hanno una caratteristica, e che cioè non mettono in evidenza le reali interconnessioni tra queste tre variabili, pertanto danno una rappresentazione non sistemica della realtà aziendale. Ma oggi c'è una nuova possibilità, il report integrato, uno strumento più ricco, che ci introduce a una visione ecosistemica e rende visibili le varie dimensioni e le interconnessioni tra di esse. Uno strumento che ci permette di analizzare i processi verso un miglioramento continuo e quindi di misurarli. L'obiettivo quindi è quello di creare valore, non solo da un punto di vista economico, ma anche rispetto alle altre variabili aziendali, quindi le persone, l'ambiente naturale, le relazioni, l'organizzazione e le risorse materiali. È importante capire che è necessario anche comunicare, saperlo comunicare questo valore, consapevoli dell'importanza e della rilevanza che ha anche a livello di mercato. Un beneficio molto importante di questo strumento è anche il controllo dei processi e dell'organizzazione interna, un po' come il cruscotto di un'auto, che permette di controllare e monitorare tutte le variabili che consentono all'organizzazione di andare e procedere verso la direzione inseguita. Questi benefici però non valgono solo per le imprese, ma anche per le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni non profit. Noi, proprio come società di consulenza, per questo motivo abbiamo deciso e stiamo realizzando dei report integrati proprio per questo tipo di organizzazioni, come il report integrato del Comune di Sasso Marconi. E in base alla nostra esperienza abbiamo proprio visto e verificato sul campo che tutti questi aspetti sono interrelati tra loro e si muovono all'unisono, un po' come fanno gli alpinisti in cordata, che se cade uno trascina dietro tutti gli altri, e analogamente come le barche attraccate al porto che quando sale la marea salgono tutte insieme. Insomma, non possiamo più considerare il mondo dell'impresa come un mondo in cui ci sono variabili disconnesse tra di loro, dobbiamo considerarle tutte all'unisono e interconnesse in modo da gestire in modo sostenibile e con una visione di lungo periodo tutti i processi per poter realmente raggiungere gli obiettivi che ci poniamo. L'amica Lucia Cuffaro, la nostra esperta di autoproduzione, ci spiega oggi una ricetta per igienizzare il nostro tablet in modo naturale e semplicissimo. Chissà che questa volta non ce la faccio anch'io. Igiene e cura dei nostri dispositivi elettronici come computer, cellulare o tablet. È importante ripulirli perfettamente perché su di essi si annidano milioni di batteri. Beh, come eliminarli? Sicuramente non con sostanze di sintesi derivate dal petrolio o aggressive per l'ambiente e la nostra salute, ma con ingredienti che abbiamo già in dispensa, naturali ed efficaci. Vediamo l'occorrente. Ci serve dell'acqua ossigenata a 12 volumi, un pennello, un panno in microfibra e un phon con un getto di aria fredda. Vediamo come usare il tutto. Prendiamo l'acqua ossigenata e andiamo a versarne solo 2 o 3 gocce, non di più, sopra il panno in microfibra. In questo modo dobbiamo poi far assorbire leggermente le gocce d'acqua ossigenata sul panno in modo tale che sul dispositivo elettronico non arrivi molta parte liquida. Iniziamo con la parte superiore, quindi andiamo a pulire lo schermo in questo modo, ripulendo perfettamente la parte della polvere e quindi anche igienizzando. Ora passiamo alla parte dei tasti. Iniziamo con il phon, quindi posizioniamo sul getto d'aria fredda e andiamo a eliminare tutte le briciole. Beh, lo sappiamo, sul PC purtroppo mangiamo un po' tutti, facciamo spuntino. Ok, adesso con il pennello rimuoviamo le piccole briciole che si sono inserite nei tasti, facendo molta attenzione, va bene un pennello da trucco o uno per dipingere. Infine, sempre con il panno in microfibra, rimuoviamo completamente e igienizziamo tutto. Ecco qui, tutto perfettamente pulito e igienizzato. Il cambiamento richiede sempre il nostro impegno, ma anche la fiducia che questo possa essere tempo speso in modo utile. Ce ne parla il nostro Michele in questa pillola con il suo solito stile ironico. Ciao Michele. Ciao Andrea. Ma che ci fai qui?
Ma niente. Come niente? Uno come te? Ma cosa vuoi? Io non vorrei fare di robe, però ormai... Però forse per me, io farei la raccolta differenziata dei rifiuti, per l'ambiente, per la salute, però cosa vuoi? Mi hanno detto, ho sentito dire che poi ributtano tutto insieme e va tutto all'inceneritore. Allora ho detto che chi me lo fa fare di stare lì a impastire, dividere i materiali, fare sacrifici. Poi se per me, io vorrei aiutare, non so, le popolazioni colpite dalla guerra in Siria, io vorrei dare una mano, ma poi con tutto questo che si sentono di tutti questi scandali dell'ONG, della cooperazione internazionale, io non mi fido, non faccio niente. Poi guarda, non so, io l'altro giorno mi ero deciso finalmente a fare una dieta, per la salute, anche per la linea, tutto. E poi ho sentito su internet che tanto, quel che conta di più, la predisposizione genetica, allora ho detto, ma ora chi me lo fa fare di fare dei sacrifici, delle rinunce, tavola, ma non ha senso, dai, non ha senso. Ma poi guarda, non so, prima ero qui, mentre arrivavo c'è stato un incidente, un signore caduto dalla bici, io sono andato per dargli una mano, avrei voluto dargli una mano, ma c'era già un ungolo di persone intorno, ho pensato, ma sicuramente ci sarà già qualcuno che ha chiamato l'ambulanza, vuoi mai? Ma anche a casa io... Forse per me io vorrei dare una mano per le faccende di casa, mia moglie, ma lei mi dice sempre che non so dove mettere le cose in ordine, che sono lento a sistemare, quindi vabbè, fai il testo, io non sto... Dai. Andrea, a proposito, cioè, ti andrebbe un caffè? Sì, dai. Ecco, vattela a prendere al bancone, guarda, io vorrei offrirtelo, ma cioè, non vorrei mai che tu ti offendessi. Milioni di giovanissimi stanno chiedendo un cambiamento per rimettere il clima in equilibrio. Ecofuturo Festival propone le soluzioni della speranza, perché nessuno possa dire che non si può fare. Parliamo ora di agricoltura, ma un'agricoltura diversa, capace di rigenerare la fertilità della terra e di salvare il clima stoccando la CO2 nel terreno. Ce ne parlano Guido Bezzi, responsabile agronomia del Consorzio Italiano Biogas, e Andrea Battiata, agronomo e ideatore dell'orto bioattivo. Il parallelo fra orto bioattivo e agricoltura su larga scala si basa sul mantenimento della fertilità organica del terreno, ovvero anche su larga scala si possono applicare delle tecniche che permettono di far ritornare sostanza organica al terreno e quindi migliorare i parametri di fertilità, migliorare il terreno sia come struttura, come lavorabilità, come capacità di ritenzione idrica e come capacità di ritenzione dei nutritivi. L'obiettivo in entrambi i casi è lo stesso, ovviamente sull'agricoltura in larga scala è fatto con delle tecnologie e con su misure completamente diverse. L'obiettivo è lo stesso, nel senso che comunque si tratta di fare un'agricoltura che sia il più sostenibile possibile. Il ruolo dell'agricoltura nella decarbonizzazione, nello stoccaggio della CO2 nel terreno è sostanziale e può essere un ruolo da protagonista, appunto perché il terreno è uno dei maggiori luoghi, dei maggiori sink, si dice, dove la CO2 può venire stoccata appunto sotto forma di sostanza organica. È anche vero che c'è bisogno di gestire il terreno nella maniera corretta, perché la CO2, come può essere stoccata nel terreno, può essere anche persa, quindi tutto ciò che facciamo nelle lavorazioni del terreno è sostanziale in questo tipo di bilancio. Prendendo quanto viene enunciato dall'iniziativa 4 per 1000, il potenziale di sequestro di CO2 nel terreno come sotto forma di sostanza organica potrebbe mitigare le emissioni antropiche nel terreno agricolo, ovviamente. Quindi il potenziale sostanziale soprattutto nelle aree come quella mediterranea, dove negli ultimi decenni di agricoltura, negli ultimi 70-80 anni di agricoltura, si è persa molto sostanza organica e c'è una condizione di rischio di desertificazione per questo che è abbastanza elevata. Siamo riusciti a fare
un orto che produce senza bisogno di vangare, arare, abbiamo fatto il monumento all'aratro perché ci è servito per 15.000 anni, non lo so, ma insomma ora è il momento di dirgli grazie e lasciarlo, fargli un bel monumento e lasciarlo da parte. Quest'orto non viene mai lavorato, la radice si lascia sempre e apportiamo semmai sostanza organica ogni anno, quindi è come se fosse un bosco che cascano continuamente foglie. Noi lo facciamo in una modalità chiaramente un po' diversa e quindi come un bosco vive da solo, anche un orto può vivere da solo. Il nocciolo del progetto di questo orto obiettivo sta proprio nella qualità di questi ortaggi, che è una qualità a livello nutraceutico, quindi non essendo il terreno stressato, ma essendo un terreno vivo ed è ricco di minerali vulcanici, questi ortaggi sono ricchi di minerali e di sostanze antiossidanti, che sono quelli che ci fanno bene, perché molti di quegli ortaggi che possiamo comprare in giro nella grande distribuzione eccetera sono fibra e acqua, poverissimi di minerali e di antiossidanti. E ora l'amico Sergio Ferraris, giornalista scientifico, direttore di Quale Energia e caporedattore della nostra rivista L'Ecofuturo Magazine, ci parla del rapporto fra Covid-19 e anidride carbonica. Con la crisi del coronavirus abbiamo avuto un abbassamento dell'inquinamento in tutto il mondo. Perché? Perché è diminuita la produzione, sono diminuiti i consumi, per cui è diminuito il consumo complessivo di energia. Ma che cosa è successo con la CO2? La CO2 tra marzo e aprile del 2020 è calata del 16%. Però attenzione, è aumentata altrettanto rapidamente. Oggi, a metà giugno, siamo già al 96% di emissioni di CO2 rispetto allo scorso anno. Questo cosa significa? Significa che la riduzione annuale complessiva che abbiamo avuto, che è del 7,6%, e che tra parentesi sarebbe quella necessaria che dovremmo fare ogni anno fino al 2030 per rimanere sotto gli 1,5 gradi, l'abbiamo già tutta consumata e la situazione della CO2 è praticamente tornata alla normalità, tra virgolette. Ma almeno un po' di CO2 ce l'abbiamo in meno nell'atmosfera? No, abbiamo semplicemente lo 0,2% di parti per milioni in meno nell'atmosfera. Marciamo anche nel 2020 allegramente, si fa per dire, verso i 417 parti per milione, una quota che non abbiamo mai avuto negli 800.000 anni precedenti a quest'era. Questo significa che non basta quello che dovremmo fare e che ci è stato imposto dal Covid. Dobbiamo agire urgentemente sui problemi climatici e ridurre in maniera radicale la CO2 che emettiamo in atmosfera. E ora l'amico Fabio Roggiolani, la vera anima ecotecnologica di Ecofuturo, il talent scout che ha scoperto e dato fiducia a tante innovazioni ecotecnologiche straordinarie del nostro paese, quando ancora nessuno credeva in loro. Oggi ci parla di comunità energetiche. Poco prima dell'emergenza del coronavirus, nel nostro paese sono state approvate le comunità energetiche. Un'iniziativa importante per cui ci siamo battuti per oltre 3 anni come rete di Ecofuturo e che grazie al senatore Gianni Girotto e a Dario Tamburrano in Europa sono arrivate in approvazione. È veramente una grande svolta perché trasformano i consumatori di energia non solo in autoproduttori, ma in produttori anche per altri, i cosiddetti prosumer. Significa che in un condominio, oppure in un centro commerciale, in un'area artigianale, in un'area industriale, si può mettersi insieme per produrre energia rinnovabile e rivendersela tra vicini. Questo sistema consente di avere quote diversificate all'interno della comunità rinnovabile e consente che l'energia che viene prodotta magari sopra il tetto di un'azienda, sopra il tetto di un condominio, sia venduta non solo ai condomini ma anche ai vicini, a chi lo desidera, senza pagare le accise. E quello che andiamo dicendo, il non pagamento delle accise è un po' il premio che si dà
a chi non appesantisce la rete, a chi non inquina il pianeta, a chi effettivamente dà un beneficio a tutti gli altri. Con le comunità rinnovabili è possibile finalmente che anche persone che non hanno la proprietà della casa o del fondo diventino essi stessi produttori. È possibile che uno degli abitanti o uno delle aziende diventi, faccia delle energie rinnovabili una forma anche di iniziativa, migliorando il lavoro anche di tutti gli altri. Inoltre può avvenire una iniziativa anche di tipo imprenditoriale che premia chi si mette in animo di mettere insieme una comunità energetica, di far ragionare condomini o persone intorno a un progetto. È un progetto di cooperazione davvero molto importante. Le comunità energetiche possono avvalersi anche della raccolta di fondi tramite un sistema di raccolta che si chiama crowdfunding. Ecco, se volete procedere in questa direzione potete contattare i consulenti di Ecofuturo con il link che vedete oppure scrivendo alla mail. Per oggi è davvero tutto, grazie per essere stati con noi e continuate a seguirci sul web per leggere gratuitamente la nostra rivista e scoprire il programma del Festival Ecofuturo. Alla prossima!